Come può essere dimenticato il passato dopo di una storia tradita? L'amore, l'odio e l'inspiegabile sono le cose che accomuneranno questa storia. Veronica Sibo era una donna di società agiata. Nacque il 10 dicembre del 1611. Questa giovane donna aveva un carattere molto particolare. Era infatti temuta dalla nobiltà di Firenze. Ciò che si ricorda di lei, infatti, non è il suo aspetto fisico, perché a voce di molti non era molto piaciuta tra gli uomini dell'epoca, ma il suo carattere dominante. Il suo matrimonio fu combinato e non scelto per amore. Infatti a 15 anni fu data sposa a Jacopo Salviati, consigliere del Granduca di Toscana, Ferdinando II. Questo ragazzo, al contrario di Veronica, era definito affascinante, ed infatti erano tante le donne che erano interessate a lui. Jacopo, fin dai primi giorni di matrimonio, fece notare a Veronica il suo disinteresse nei suoi riguardi e spesso si intratteneva con altre donne, non avendo il minimo rimorso nei confronti della moglie. Una sera Jacopo conobbe una giovane donna di 22 anni, Caterina Brogi, di una classe sociale poco abbiente, ma ritenuta bellissima da tutta Firenze. I due si innamorarono, ma anche lei, come Jacopo, era sposata con un uomo di oltre 50 anni più vecchio di lei, che chiaramente non amava e che era stato obbligato a sposare. La loro relazione venne scoperta da Veronica, che decise di affrontare Caterina, ma questa la derise sfacciatamente di fronte a tutti. Accecata dall'odio, decise quindi di farla uccidere. Caterina inoltre era incinta, ma questo non fermò la carneficina. Infatti venne fatta a pezzi e sparsero i suoi resti per tutta Firenze. La testa della ragazza fu fatta portare a Jacopo e lui, sconvolto da tale gesto, si rivolse al Granduca per trovare gli assassini e farli processare. Ma gli assassini non ebbero la risa che meritavano e vennero assolti, mentre Veronica venne esiliata in Villa San Cerbone. Poi venne trasferita a Roma, nel Palazzo Salviati, dove morì il 10 settembre 1961, a 80 anni. In Villa San Cerbone, che oggi è l'ospedale di Serristori, c'è una lapide che commemora la triste storia. Ed è qui che la storia diventa spaventosa. Si dice che si vede il fantasma di Veronica Sibo vagare all'interno della struttura. Molte persone responsabili dell'ospedale giurano di averla vista. Questi sentono rumori lungo le pareti, sussurri, freddo in alcune ali della struttura e vedono la sua sagoma. Certi hanno detto di essere stati strattonati per gli abiti o schiaffeggiati, e inoltre vennero ritrovati nel 2000 impronte di scarpe su tutti i muri in una stanza appena imbiancata e chiusa. Nel 2010 un'infermiera ha visto in cima alle scale una donna vestita di bianco, così chiese se per caso la donna avesse bisogno di aiuto perché le sembrava disorientata, ma subito dopo scomparve, e nel punto dove è stata vista è comparsa un'impronta di una mano, visibile a tutti, ma rigorosamente cancellata dal custode dell'ospedale. Il tradimento spesso causa una sete di vendetta irreparabile, che porta l'amore a diventare fatale e l'anima dannata per tutta l'eternità. Noi due viene per te, tre, quattro, chiudi la porta, chiudi la chiave, non aprire, afferra il crocefisso e difenditi.